Cresce l'attesa per Zio Angelo ai tempi moderni, per la regia di Daniele Chiariello, prodotto da Zork nel circuito Cinemò e ambientato a Buccino, Brienza e Vallo di Diano. Una storia divertente e completamente incentrata sulle vicende che riguardano Zio Angelo, un simpatico vecchietto poco avvezzo alla tecnologia e al modus operandi del 2000. Chiariello, con il suo film che raggruppa giovani attori e gente comune, offre uno sguardo trasognato e realista sulla società e i suoi mutamenti. Nei nostri studi questa mattina a lanciare il film nelle sale cinematografiche sono venuti due degli attori del movie Made in Buccino, Carmine Caputo e Antonio Monaco. Io faccio la parte del fruttaiolo, praticamente, vado vendendo frutta ambulante. La storia invece parla di cosa? La storia è interessata più per Zio Angelo, che vede da... questo mondo che cambia, le paleoliche, vede tutta una serie di cose che con gli anni hanno cambiato. Beh, in pratica io faccio la vita da barbone. In questo film si vede un uomo sotto un ponte da solo, senza nessun tipo di prospettive, si sente abbandonato e quindi... sto lì, fermo, con le mie cose, le strane idee in testa, diciamo. Quindi il prossimo 6 febbraio, Zio Angelo e i tempi moderni. L'ultimissimo invito. Non vi dimenticate, andatelo a vedere, il 6 febbraio. Il 6 febbraio.